Ritrovate e mi ritrovate dalla redazione Eco Reporters di Muros. Io sono Rosalba Zizzi. La raccolta differenziata è oggi un'abitudine consolidata per i cittadini e le cittadine di Muros. Ci siamo chiesti come si svolgeva invece in passato la raccolta dei rifiuti e quel servizio della conseguenza. Buongiorno, sono Antonio Musa, faccio parte del progetto Eco Reporters. Siamo in giro per intervistare le persone del paese per informarci di come era la raccolta della spazzatura prima. Come si chiama? Usai Gavino. Età? 60 anni. Ai suoi tempi, come veniva gestita la spazzatura? Veniva ritirata in un'unica soluzione e in poche parole veniva gestita tutta insieme. E c'era un carretto o trainato da un cavallo o un asino e quindi veniva ritirata casa per casa e poi buttata in una discarica. C'era un carretto trainato da un cavallo. Le signore mettevano la mondezza fuori in un secchio, in una scatola, eh? Dopodiché si versava tutto in questo carretto e portava in una discarica, non ti so dire esattamente dove. Buongiorno. Buongiorno. Come si chiama? Allora, io mi chiamo Francesca Agneddu, ho 84 anni, nata a Muros e vivo a Muros. Ai suoi tempi, come veniva gestita la spazzatura? La spazzatura, allora, veniva gestita che ognuno si prendeva un secchio e la portava alle periferie. Avevamo un mondezzaio vicino. Mettevamo il cestino in testa, andavamo in campagna e lo buttavamo. Come venivano imballati gli alimenti? Ah, non c'era differenziata allora, assolutamente. Andava tutto in un secchio, in una scatola. Gli alimenti venivano imballati non come oggi, ma bensì poca plastica. Al posto della plastica c'era la carta. Prima non si trovava buste di plastica, no. Andavamo a comprare al negozio un po' di estratto, 5 lire di estratto, un soldo di estratto, mezzo chilo di minestra. La spesa era tutta lì. E andavamo a comprare il latte in latteria, sempre la stessa bottiglia. Naturalmente in casa si puliva, si sterilizzava perché per i germi, no? Esisteva il problema dello spreco alimentare? No, secondo me non esisteva. Poco perché a casa non c'erano tutte le cose che ci sono adesso. 10 tipi di merendine, no, c'era solo pane, zucchero e latte e quindi non si sprecava niente. Il cibo avanzato come veniva riutilizzato? Riciclato rigorosamente. Veniva riscaldato e mangiato successivamente. Chi puliva le strade e come? Le strade, ognuno puliva il suo pezzo davanti alla sua casa. Ognuno si puliva la sua zona davanti alla casa. Lei fa la raccolta differenziata? Sicuramente sì. Certo, e perché? Per la campagna, per l'acqua, per il mare, per i fiumi, per i pozzi, per tutto. Lei fa la raccolta differenziata? Sì. Grazie. Prego. Grazie. Prego.